domenica circa di sabato scorso. Le telecamere di sicurezza di una ditta di elettronica in via Valentini a Prato riprendono un signore che porta a spasso il cane. Dietro, un giovane sta per attraversare la strada. Un'auto, sembra una station wagon di colore grigio, lo falcia in piedi. Sono gli ultimi istanti di vita di Giancarlo Ravidano, studente universitario firenze, 20 anni fra 20 giorni, che non riprenderà più conoscenza, espirerà il giorno dopo all'ospedale Careggi di Firenze. E ora a Prato continua la caccia al pirata della strada che ha travolto il giovane. È stato lo stesso magistrato che conduce le indagini ad autorizzare la visione del filmato che mostra l'investimento del giovane per cercare di rintracciare l'auto che lo ha falciato ed il conducente che prosegue la corsa. La polizia municipale sta raccogliendo tutte le immagini possibili della zona per poter aggiungere particolari che portino all'identificazione del pirata. Per l'incidente quella via è sempre stata ad alto rischio, soprattutto di notte. Non si ferma nessuno, non ti lasciano passare. Non si fermano per niente. La zona non è la prima volta che viene facciata, perché venendo da una tangenziale, quindi qui le macchine corrono e abbastanza. Sprecciano a 100 all'ora delle volte di davanti, la sera specialmente. Il giovane viveva da poco tempo a Prato, in casa del padre, medico dentista all'ospedale. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi.